Pino Insegno, continua il flop del mercante in fiera, la soluzione della Rai. Il mercante in fiera, preoccupazione dei vertici Rai, l'ultima carta da giocare. La nuova edizione del mercante in fiera non convince il pubblico e ciò è evidente dagli ascolti flop che l'hanno caratterizzato nelle prime settimane di messa in onda. Infatti, il programma ha avuto degli ascolti medi di circa 350.000 spettatori con uno share bassissimo, preoccupando subito i vertici Rai che hanno pensato anche alla chiusura anticipata del famoso game show o a uno spostamento della collocazione della messa in onda, dato che lo slot preserale prima del TG2 non sembra funzionare. Ma nelle ultime ore la Rai starebbe pensando di giocare un'ultima carta prima di una eventuale chiusura. Pino Insegno, pronta una novità assoluta e il mercante in fiera. Cosa succederà nelle prossime puntate? Il ritorno del mercante in fiera dopo 17 anni è stato più turbolento del previsto. Nonostante la riconferma di Pino Insegno alla conduzione, il quale sarà anche al timone dell'eredità a partire da gennaio 2024 al posto di Flavio Insinna, e la novità dell'ex Miss Italia Lavinia Abate nei panni della Gatta Nera, il pubblico non sembra convinto del format. E neanche il trucchetto dello scorporo ha funzionato, così che la Rai starebbe pensando di correre ai ripari e adottare una tecnica già utilizzata in altri programmi televisivi. Secondo TV Blog, l'idea sarebbe quella di far partecipare anche i personaggi VIP al gioco condotto da Pino Insegno, il che sarebbe una novità assoluta per il mercante in fiera, ma non per altri game show, dato che negli ultimi anni è già successo ai soliti ignoti, Caduta Libera, Affari Tuoi, Chi vuole essere milionario e avanti un altro. Il mercante in fiera, clamorosa debacle di Pino Insegno, la Rai riuscirà a risollevare il programma? Pino Insegno è dunque vicino a un'inaspettata debacle alla conduzione del mercante in fiera. Né lui né i vertici Rai avrebbero mai pensato a un ritorno così difficile della famosa trasmissione, e l'azienda di Viale Mazzini sta provando in tutti i modi a raddrizzare la situazione prima di prendere provvedimenti inevitabili e definitivi. Lo slot del preserale di Rai 2 non sta aiutando Pino Insegno, che nonostante tutto sta mettendo anima e corpo nel programma facendo qualche battuta ai concorrenti e cercando di arrivare maggiormente al pubblico a casa. E, dopo le prime puntate che hanno portato i concorrenti a non vincere niente, nelle ultime ci sono state alcune vincite importanti, come quelle dei 30.000 euro e dei 10.000 euro. Vedremo se ci saranno i concorrenti VIP anche al mercante in fiera, se verrà spostato nel palinsesto Rai o se non ci sarà nulla da fare se non chiudere il game show probabilmente per sempre.